Gianni De Paoli è un artista autodidatta che dal 2007 indirizza le sue ricerche verso i temi legati al degrado ambientale umano, esponendo all'interno di importanti enti come la Biennale di Venezia o il Mare Nero, Museo di Bergamo, ed entrando a far parte di prestigiose collezioni d'arte. L'arte di Gianni De Paoli si caratterizza non solo per i forti temi sociali estremamente attuali, ma anche per la varietà nell'uso dei materiali, dimostrando così una grande padronanza delle tecniche artistiche. Quella di Gianni De Paoli è così un'arte concettuale, capace però di unire al valore del messaggio la bellezza estetica dell'opera, proprio attraverso la sperimentazione dei materiali più disparati, come l'inchiostro, l'acrilico, la resina e la pelle. La pelle è un materiale che ricorre in tutta l'opera dell'artista e che ha profonde radici nella sua vita, come ci racconta lo stesso Gianni De Paoli. Discendente di quarta generazione di imprenditori nel settore ittico internazionale e in seguito collaboratore di musei di scienze naturali, ho sempre concepito la pelle, in particolare quella del pesce, come abito, testimonianza di identità personale e di un'appartenenza. La celebro con rispetto, modellandola sulla tela come un'opera pittorica. L'artista sceglie così materiali organici raccolti dalla vita dell'uomo e li presenta allo spettatore. Egli infatti definisce questi materiali come i suoi strumenti per comunicare al pubblico un messaggio fatto di valori e di bellezza estetica. Come scrive l'artista, questi materiali sono un insieme di elementi organici che ci ricordano il vissuto e ci trasmettono sensazioni di nuova vita. L'artista raccoglie così la memoria della vita quotidiana, proprio come hanno fatto i più grandi artisti rivoluzionari del Novecento, da Picasso a Duchamp, non per rappresentare la vita, ma per presentarla direttamente agli occhi dello spettatore. Elementi centrali dell'opera di Gianni De Paoli non sono solo i materiali, i colori e le forme che assumono, ma soprattutto il gesto con cui questi materiali vengono manipolati sulla tela. Un gesto carico di forza e di dinamismo che viene catturato dal materiale usato e restituito all'occhio dello spettatore attraverso forme, spesso astratte, e colori legati alle tonalità della terra. Materia organica, energia del gesto creatore e colori terrosi sono quindi gli elementi fondamentali dell'arte di Gianni De Paoli. Essi vanno letti sia per la loro estetica sia per il loro significato. Contengono così dentro di essi una doppia forza artistica. Gianni De Paoli definisce il suo lavoro sulla tela come delle maniacali manipolazioni dei materiali. Ciò che poi nasce da queste dinamiche sperimentazioni sono delle immagini iconiche, primordiali e fortemente legate alla vita dell'uomo, come ci racconta lo stesso artista. Le icone che ne derivano sono quelle che definisco fossili contemporanei, resti sacri, ricoperti con materiali contemporanei, che sono resine, organismi un tempo viventi che ci hanno nutrito e che ora vengono inserite nel circuito della riproduzione estetica. Le resine, la pelle, gli acrilici e gli inchiostri sono così capaci, sotto il gesto creatore di Gianni De Paoli, di dare origine a immagini iconiche della vita dell'uomo, materiali raccolti dalla quotidianità contemporanea per ricreare un mondo passato ma ricco di valori primordiali. Quelle di Gianni De Paoli non sono solo opere capaci di rievocare mondi passati, valori ancestrali e ricordi nell'anima dello spettatore, ma sono anche opere in grado di catturare l'occhio di chi le osserva per la forte bellezza estetica. Nelle tele domina l'armonia dei colori e l'essenzialità delle forme, proprio come nella pittura del passato, fatta di pochi segni, di forme stilizzate e colori naturali. Quella di Gianni De Paoli è una pittura rupestre e contemporanea, capace così di dialogare con lo spettatore per risvegliare in lui profondi ricordi e latenti emozioni. Perché, proprio come racconta l'artista, mi ha sempre interessato il far affiorare il particolare, immaginare il backstage della vita, scoprire la costruzione celata più che godere del risultato finale.